Ciao a tutti gente, rieccoci qua con un nuovo video sul canale. Prima di cominciare con la recensione di oggi, prendo un minuto, qualche secondo in realtà, per scusarmi semplicemente per la continua pubblicazione discontinua, scusate il gioco di parole. Cerco di stare dietro alle pubblicazioni come vorrei, ma non sempre ci riesco. Difatti, ieri era lunedì e il video è saltato. Avrei voluto portare questo video, ma purtroppo arriva oggi che è martedì. Mi dispiace, sono i vari impegni, capite che devo stare un po' dietro a tutto. E non è facile, però cerco di stare dietro anche a quest'altro impegno che mi sono autoimposto per quanto mi è possibile. Voglio fare una breve introduzione alla recensione di oggi, ovvero finalmente sono tornato in sala, non ci vado da luglio, c'è stata l'estate di mezzo, le vacanze, poi si sa che durante l'estate scarseggiano le sale per quanto riguarda i film da vedere, logicamente le case di distribuzione non li mandano d'estate quando nessuno va al cinema, adesso iniziano, le nuove varie pubblicazioni. E sono andato a vedere un paio di film, ne parlerò sicuramente tramite le recensioni e voglio dire che sono andato in sala e posso finalmente parlare di un film che mi è piaciuto. Ho visto un solo altro film in sala prima di parlarne qua sul canale, ed era Thor Love and Thunder, quando le recensioni erano ancora nella loro forma primordiale, mancava anche il supporto visivo e non mi era piaciuto. Finalmente parliamo di un film nuovo, fresco, che mi è piaciuto davvero tanto. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, colorare il video dovesse piacervi e seguirmi sulla pagina Instagram songio.gram, così da non perdere tutte le nuove uscite, le nuove pubblicazioni, anche le recensioni scritte che le arrivano con un po' di anticipo e alcuni contenuti per il momento esclusivi della pagina. Grazie mille del supporto e direi che possiamo cominciare con la recensione di oggi. Sigla! Allora, oggi parliamo di un film, come ho detto, nuovissimo, uscito da una settimana e mezza nelle sale, l'ho recuperato adesso. È un film che mi è piaciuto, partiamo da questa premessa, e che utilizzerò per denigrare un genere di cui fa parte. Quindi sto utilizzando un film del genere action per denigrare l'intero genere action, che a me generalmente non fa impazzire, ma questo è quel genere di film, anzi, questo è quella tipologia di film che fa parte di quel genere, che me lo fa rivalutare costantemente e mi fa dire: cavolo, perché non li fate tutti così? Sto parlando di Bullet Train. Allora, è un film molto semplice, chiariamo questo, ma è molto semplice perché è chiaro il suo scopo. Quando noi andiamo a vedere un film d'azione, partiamo da questa premessa, andiamo a vedere un film in cui la prima cosa che vogliamo è l'azione. E finché nel film mi verrà data l'azione, finché quella sarà la priorità del film, allora il film ha già fatto un passo avanti. Tutti i film d'azione dovrebbero contenere basilarmente l'azione, e difatti non posso dire che ci sia chi non ce l'ha. Se penso ai peggiori film d'azione che mi vengono in mente, e io adesso farò un paragone tra, anzi, per tutto il video, tra Bullet Train e The Gray Man, entrambi i film d'azione usciti quest'anno, uno l'ho amato, l'altro l'ho odiato. Il film d'azione, finché mi dà l'azione, fa già il suo passo, ripeto. Alcuni, come The Gray Man, non si vogliono limitare a quello e preferiscono prendersi tempo per darci anche altro. Io dico, va bene. Quando vado a vedere un film di Spider-Man, ad esempio, riallacciandoci al mio personaggio preferito, come ho detto nella mia recensione di tutti i film di Spider-Man, ho visto The Amazing Spider-Man 2, è un film aberrante, ma mi ha dato Spider-Man e allora a me è piaciuto. Certamente, se un film mi vuole dare anche qualcosa in più, oltre al personaggio che mi piace, sono contento. Spider-Man 1 di Sam Raimi è un bellissimo film che mi dà molto di più del singolo personaggio. The Gray Man mi dà l'azione e vuole darmi anche qualcosa in più. Ok, cosa mi ha dato in più? Lo schifo. È stato aberrante, è stato orribile, ha voluto essere un film più serioso e nel suo essere più serioso non è stato capace di seguire delle regole che la serietà impongano. Anche più praticamente a livello narrativo, perché mi fa schifo anche a livello registico, ma anche in maniera blanda, quello narrativo che è la base del film, anche lì ha fatto degli sbagli. Mille volte meglio Bullet Train. Bullet Train decide di darci l'azione come cosa principale e non puntare mai al di più, non ci punta mai, ma ce lo aggiunge, senza però puntarci, c'è una grande differenza. Quindi noi abbiamo in Bullet Train, per un'ora e mezza filata, e non sto scherzando, per un'ora e mezza filata, scazzottate su scazzottate senza il minimo senso. Ed è bellissimo, perché non dando un senso al film, una serietà, non ricerca quella
quel prendersi sul serio che ricercano altri film come The Gray Man. In questo modo può fare le scelte più sbagliate che diventano giuste. Il nonsense, attraverso un film nonsense, diventa un film che ha un senso, ok? Ogni scena che sarebbe nonsense, che sarebbe assurda, delirante, bizzarra, qui c'è e ha senso che esista in questo film. Quindi con questo linguaggio che non si prende sul serio, che è assolutamente sopra le righe, è proprio esagerato in certi punti, è tutto bello. Niente diventa sbagliato. E già qui non... è chiaro che avrà una trama più semplice. Anche lui inizia non con una trama, con un pretesto narrativo, ma meglio un film che abbia un pretesto narrativo con una trama semplice che funziona, piuttosto che un film che vuole fare degli sforzi che non riesce a fare, secondo me, è la mia opinione. Bullet Train funziona per questo, perché, ripeto, per un'ora e mezza abbiamo solo questo, che è quello che il film d'azione dovrebbe dare a tutti, di base. Ok, quando vado a vedere quello, io voglio vedere principalmente quello. E in questo già ha fatto il suo passo avanti. Il plus è che questa ora e mezza di scazzottate apparentemente senza senso, poi acquisisce un senso, ma lo fa dopo. Ok, arriviamo a un'ora e mezza di pugni e sei lì che dici, ok, ne ho visti anche un bel po', ma dove stiamo andando a parare? È in questo modo che il regista abilmente, secondo me, riesce a far recuperare l'attenzione allo spettatore, ovvero tutto quello che hai visto finora ha un senso, te lo spiego, adesso ci metto in mezzo una storia e c'è una storia che ha legato tutte quelle scene coreografate bene, con quegli effetti speciali esagerati, splatter, che ti hanno divertito, però adesso acquisiscono tutti un senso. Nel giro di 5 minuti scarsi, la storia ti viene chiarita e poi si riparte con le scazzottate per il gran finalone. Per me è un linguaggio che ha funzionato benissimo, perfetto, davvero, ti dà quello che vuoi, poi ti dice questo è il più che ti aggiungo, ti piace? Ovvio che ti piace perché è chiaramente in linea con il linguaggio del film, cioè la trama. Non è pigra, ok? Non è tanto semplice quanto state pensando per come io la stia descrivendo. Sì, è semplice, non ha nulla di che. Te la spiegano davvero nel giro di 5 minuti e tu fai ah, tutto così. Fai 5 minuti così, e hai capito. Ma non è pigra, è scritta bene. E per quanto sia poco scritta, cioè il contenuto è poco, è scritto bene. E dopodiché sei di nuovo ributtato nell'azione, che è quello che vuoi, che è quello che io personalmente voglio. Ora non so voi altri, ma se vediamo film action, io voglio l'action. E poco più dell'action. Se c'è bene, ma se non c'è, amen. Io volevo vedere quello, ho visto quello. Peraltro il tutto arricchito con delle gag che secondo me funzionano. La comicità è una cosa molto soggettiva. È difficile valutare una comicità che funziona o che non funzioni. Certe volte si può fare quando è evidente che faccia schifo, quando è evidente che sia brillante, ma in questo caso è molto soggettiva. A me la comicità più ignorante, più scanzonata, più libera piace. Inevitabilmente mi sono divertito, mi sono fatto le mie risatine. Certe scene le trovo esilaranti anche parecchio, proprio quello che piace a me. Però questo va giudicato più che altro da voi, dallo spettatore singolo. Io su questo non posso fare questa grande critica. Però, insomma, è proprio una ricetta che ha funzionato bene. La differenza è che non si vuole prendere sul serio, ed è il primo surplus. La seconda è che la trama, a differenza con The Gray Man ad esempio, ma con tantissimi altri film di questo genere che ci provano a buttarci quella roba seria, pesante, ma non deve essere questo. L'azione è puro, purissimo intrattenimento. Non ci deve essere molto di più. Se sei capace, bene, mettici, ma se non sei capace, lascia perdere, perché il film funziona senza quel di più. E Bullet Train ha funzionato proprio per questo. Quindi l'altra differenza è che quel più che ci ha messo è poco, è sintetico, non è elaborato, ma è in linea con tutto quello che abbiamo visto prima che il tutto ci venga spiegato, con dei plot twist anche secondo me interessanti e sicuramente inaspettati, perché io parecchi non me l'aspettavo. Insomma, sono davvero contento di aver visto questo film in sala, mi è piaciuto parecchio, lo straconsiglio, se potete andatevelo a recuperare in sala, a meno che non dobbiate dare priorità ad altre visioni, so che ci sono un paio di film anche parecchio buoni adesso in sala che girano, e quindi fate così, nel caso ve lo recuperate poi in un video, quando sarà su una piattaforma di streaming, ma recuperatevelo perché sono 2 ore che passano veramente che è una meraviglia, tra risate, divertimento, proprio la parola giusta è divertimento, questo film è divertente come
pochi film action da tempo. Io facevo fatica a guardare The Gray Man, va bene che non ero in sala per The Gray Man, però facevo fatica a guardare quel film senza distrarmi al telefono. Invece questo qua, sono sincero, adesso qui subentra il mio gusto personale, perché poi mi rendo conto che più di 2 ore di film sia esagerato, però arrivi lì, è finito il film, ho detto, cavolo, è già finito, mi stava proprio prendendo. Ho proprio fatto questo pensiero qua. E niente, mi è piaciuto tanto, tantissimo. Sono così i film action che dovrebbero uscire più spesso. Farebbero più soldi, secondo me, attirerebbero di più il pubblico. Mi spiace che la critica lo stia un po' affossando, non capisco il perché. Io do la mia opinione, sono un opinionista, non un critico. Però se devo dare una critica mia è questa, cioè per me è un film che funziona anche bene, non capisco perché debba ricevere così tante critiche negative. Sembra che ultimamente tutti i film che non siano un po' più impegnati siano quelli da far scalare di un gradino. Non è così, questo è un film che ha un obiettivo e finché riesce a conseguire il suo obiettivo, ben venga. Se no, caro pubblico generalista, anzi, i 3/4 dei film dell'MCU dovrebbero essere bocciati, ma non lo facciamo, perché dall'MCU quello che ci aspettiamo non è una visione impegnata, anzi, non è proprio quello che vogliamo. Quindi niente, io concludo così, elogiando Bullet Train per averci ricordato come sono i film d'azione fatti bene e per averci ricordato che si possono ancora fare. Il regista è stato molto bravo, peraltro è lo stesso di Deadpool 2, che a me piace parecchio, e niente. Consigliato, recuperatelo se potete, assolutamente. E la recensione di oggi si potrebbe concludere qua, anzi, la chiudiamo qua. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per avermi seguito. E niente, noi ci vedremo alla prossima. Ciao a tutti!